l'azienda è nata da mio padre, dai miei zii nel 1964 e io l'ho rilevata nell'anno 2000. L'azienda occupa quasi 1000 metri quadri, tra cui 300 di ufficio tecnico e il resto è la parte operativa delle macchine utensili. Il rapporto con Mazda, che è nato nel 2006, volevo cercare un produttore che mi desse affidabilità e in questo caso ho scelto Mazda più che altro per i colori che mi piacevano, perché la macchina con i colori bianchi, arancione e nero era una macchina di design, quindi volevo anche abbellire la parte operativa, che dal 2006 ad oggi Officine Meccaniche Sabadini contano 9 macchine e tutte dello stesso costruttore, che è Mazda. Nel 2006 io volevo qualcosa di più affidabile e una macchina con dei canoni che fossero sulla precisione ma anche l'affidabilità nel tempo e per poter fare affidamento nella costruzione appunto degli stessi stampi e per poter andare a soddisfare quelle che sono adesso le richieste sempre più esigenti dei clienti, quindi consegna in tempi rapidi e alta qualità nella costruzione degli stessi, insomma. Queste macchine qua che vengono direttamente dalla produzione, quindi grandi lotti, sono studiate per cercare di avere meno fermi macchina possibile. Abbiamo aumentato la produzione quasi raddoppiando il fatturato da quando ho preso la prima Mazda nel 2006. Praticamente le macchine utensile vengono controllate da un software che la macchina che Mazda dà in gestione, che si chiama Smooth Monitor, e è possibile monitorare le macchine in qualsiasi momento e poter vedere gli allarmi o praticamente quando la macchina sta andando, se ferma. Ho dei ragazzi che praticamente sono abilitati alla visione dello Smooth Monitor sul telefono, in modo che praticamente riescono a gestire da casa le macchine, quindi se una macchina va in allarme o si ferma può essere fatta ripartire dal ragazzo che arriva in azienda, così in modo da trovare il lavoro pronto il lunedì mattina e soddisfare appieno il cliente. L'Industria 4.0 per me è poter controllare la mia azienda in maniera moderna. Ogni macchina è attrezzata con un monitor da 24 pollici su cui si possono vedere disegni in 2D, 3D, vanno direttamente presi dall'ufficio tecnico, si controllano anche i cicli di lavoro e praticamente con le ultime macchine, con l'Industria 4.0, vengono anche collegate al software gestionale, quindi il tempo che ci impiega una macchina è subito praticamente trasportato nel gestionale, quindi si sanno subito tempi di costruzione, insomma diventiamo sempre più bravi e sempre più a servizio del cliente. Mazda mi ha appoggiato in tutto sull'acquisto della prima Mazda, perché ero un po' titubante, perché non è un prodotto che praticamente Mazda conosceva al 100%, però dico che adesso siamo cresciuti assieme e posso dire che Mazda, per il tipo di stampo che faccio io, è leader nella costruzione. Quello che ho trovato di vantaggioso e che sono restato anche sorpreso sono le persone che ci sono in Mazda, che sono ottimiste, sono sempre a disposizione nel crescere, nel trovare la soluzione, e questo me la sento di consigliarlo a chi vuole entrare nel mondo Mazda, perché effettivamente io mi sono trovato bene.